Benvenuti o bentornati sul canale. Come avete visto dal titolo, in questo nuovo video parleremo brevemente di quelle che sono le collezioni make-up delle feste del 2023, o perlomeno quelle che mi sono piaciute e mi hanno particolarmente colpito. Partiamo subito da Chanel, che come sempre si contraddistingue per la sua raffinatezza ed eleganza. La palette è una creazione esclusiva immaginata per questa collezione 2023, ispirata all'opulenza, alla magia degli anni ruggenti, quindi una palette iconica con 5 ombretti dalle tinte a contrasto, beige, platino, bronzo, nero scintillante, oro rosa e bianco diamante. Gli illuminanti sono il Duo Lumière, che sono delle polveri illuminanti molto belle, con un motivo paillettato in rilievo sulla superficie, un rosa champagne e un bianco cristallino. Ci rievocano le creazioni firmate appunto da Gabrielle Chanel negli anni 20 per dare al viso una radiosità indimenticabile. Il rossetto Rouge Allure va verso i codici appunto dell'Art Deco, il packaging è bellissimo, con delle nuove tinte in edizione limitata, Roaring Purple e Midnight Red, e poi Beige Brat e Rouge Poussin. La formula di questi rossetti è molto confortevole, idratante e protegge le labbra. All'interno si trova l'estratto di fiore di ume e cere vegetali per un risultato veramente luminoso e intenso. Passiamo adesso alla splendida collezione di Natale di Guerlain. Partiamo dalle palette, quindi per questa collezione la direttrice creativa di Guerlain ha immaginato questa armonia festiva con appunto questa palette numero 879 Glittery Tiger e si ispira al regno animale, quindi ha creato questa palette che coniuga tonalità sofisticate e motivi animalier, quattro splendide nuance da combinare per un look elegante e moderno. Mentre la terracotta Golden Leopard, quindi la poudre bronzante, è una terracotta numero 03 Golden Leopard ed ha questo motivo appunto leopardato punteggiato da perle dorate. Ha il 96% di ingredienti di origine naturale e la sua texture si fonde all'istante con la pelle, creando un delicato effetto bonding, ovviamente arricchita da miele di fiori del Marocco, che è noto per le sue qualità idratanti. Edizione limitata per le feste delle leggendarie perle di poudre. Anche qui ispirazione al regno animale ed è uno scrigno ornato da questo motivo tartarugato che unisce la tonalità, queste tonalità sofisticate a motivi animalier fantastici. Quindi la poudre di Guerlain corregge e illumina delicatamente l'incarnato. Queste perle sono rese uniche da una texture eterea, impalpabile e ovviamente dall'inconfondibile splendido profumo di violetta. Quindi racchiudono questa collezione, questa costellazione di perle multicolore e rivelano sull'incarnato i segreti di una luce pura. Per le feste di fine anno, Dior ci invita a fare una bella passeggiata nel Jardin des Tuileries. Partiamo dai 5 ombretti che presentano questa incisione con un motivo in edizione limitata ispirato all'architettura di questo straordinario, leggendario luogo parigino. La polvere contenuta nella palette è fine, cremosa e impalpabile, ha un colore intenso immediato e a lunga tenuta e si adatta a svariate tonalità di pelle. Poi abbiamo il blush, il Rouge Blush, il fard simbolo della Maison Dior. In questa ennesima edizione limitata, la polvere ultrapigmentata del blush presenta un'incisione con un motivo ispirato sempre all'architettura parigina, con la sua straordinaria eleganza. Questa formula è composta al 90% da ingredienti di origine naturale ed è arricchita da ingredienti skincare, soprattutto floreali, quali danno idratazione alla pelle sono l'estratto d'iris, l'estratto di Via del Pensiero e l'estratto di fiore di ibisco. Infine abbiamo 9 tonalità per gli smalti, che sono un vero e proprio trattamento protettivo con una formula arricchita con estratti di peonia e estratto di pistacchio. Quindi il Dior Vernis fa risplendere le unghie con colori couture, in occasione appunto di queste feste.
Lo spirito di queste feste di Or contagia le unghie con queste tre inedite tonalità scintillanti ed esclusive. Charlotte Tilbury in questa occasione ci presenta una collezione davvero particolare, perché Beauty Partner, fondatore di The Rocket Fund, che è a cura appunto di Elton John Foundation, e la campagna per queste feste mette in luce la missione di The Rocket Fund, ossia debellare quella brutta malattia che sappiamo bene essere l'AIDS una volta per tutte e diffondere sempre un messaggio d'amore, gioia e accettazione. Gucci ci presenta una collezione con tonalità vivaci dell'ottanio e del rosso, con un motivo geometrico che celebra l'unicità del logo del brand in varianti grafiche e catturano l'essenza della meraviglia delle feste. Vi segnalo in particolare i rossetti, che in tutte le collezioni possono essere sovrapposti e combinati per creare nuovi colori e finish. La collezione di MAC è veramente esilarante, divertente nell'aspetto, molto ice, ed è una collezione che richiama tutto il winter mood, il divertimento delle giornate invernali. Quindi MAC unisce bene toni caldi e freddi in un mix veramente scintillante. Infine vi segnalo la splendida collezione di Valentino, che ha un pack molto luccicante, lussuoso e borchiato nello stile del nostro noto e amato stilista. E anche per questa volta è tutto, spero il video vi sia piaciuto e vi abbia fatto un po' di compagnia. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, vi aspetto, è gratuito per voi e per me è sempre un piacere. E vi aspetto anche su Instagram, un bacio e alla prossima, ciao!